Pronto? Pronto? Ma no, signora, siamo in parecchi sulla linea, toglietevi. Pronto? Ma signora, togliete la comunicazione. Ma no, non è il dottor Smith. 08, non 07. Pronto? Ancora. Ma signora, cosa volete che ci faccia? Ha la colpa mia, ma nemmeno per sogno. Pronto? Ah, pronto, signorina. Signorina, mi si chiama e non posso parlare, la linea è occupata da altre persone. Dite a quella signora di andarsene. Pronto? Ah, sei tu. Pronto? Però sento malissimo. E ti sento lontano, molto lontano. Pronto? È terribile. Ci sono più persone sulla linea, chiama ancora. Richiama, ti dico di richiamarmi. Ma signora, toglietevi di mezzo, vi ripeto che non sono il dottor Schmidt. Oh, finalmente sei tu. Sì, benissimo, sì. Ah, era un vero supplizio sentire la tua voce fra mista a tante altre. No. Ah, no, è proprio un caso, sai. Sono rientrata da 10 minuti. Mi avevi telefonato prima? Ah. No, ho pranzato fuori, da Marta. Devono essere le 11:15. Mi telefoni da casa tua? Allora guarda l'orologio del caminetto. Vedi? Sì, amore. Ieri sera mi sono coricata subito. Non potevo addormentarmi. Ho preso un cachet. No, soltanto uno. Alle 9, avevo un po' di mal di testa. Sai, era venuta Marta, ha fatto colazione da me. Poi sono uscita per delle commissioni. Sì. Sì, ho messo tutte le lettere nella busta gialla. Cosa? Fortissima. Oh, te lo giuro. Ho molto, molto coraggio. Dopo mi sono vestita, Marta è venuta a prendermi. Sì, vengo da casa sua. Oh, è stata ammirevole, proprio ammirevole, perfetta. Sì, avevi ragione, come sempre. Il mio abito guarnito di martora, il cappello nero. Sì, non mi sono ancora levata il cappello. No, no, non fumo. No, non ho fumato che 3 sigarette, te l'assicuro. Sì. Sì, sei molto caro. E tu sei rientrato ora? Ah, ecco. Sei rimasto in casa. Quale processo? Ah, sì, ma non devi lavorare troppo. Pronto, non togliere la comunicazione. Senti, pronto, amore. Senti, se interrompo, non richiamami, eh? Richiamami subito. Pronto? Ah, no, 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 ecco. Ecco qua. Dunque, cosa dicevamo? Sì, la busta, le tue lettere e le mie. Puoi mandarle a prendere quando vuoi. Un po' doloroso. Oh no, tesoro, non ti giustificare. È naturalissimo, sai, sono io la stupida. Ma sei molto caro. Amore mio. Certo, amore. Anch'io, sai, non mi credevo così forte. Domani forse sarò meno coraggiosa. Tu, ma no, piccolo mio, non ho da farti il minimo rimprovero. Io. No, permettimi, caro.
Ma no, è naturale, naturalissimo. Si era convenuto tra noi di agire con franchezza e sarebbe stato delittuoso da parte tua non dirmi niente fino all'ultimo momento. Il colpo sarebbe stato troppo brutale, mentre così io ho il tempo di abituarmi, di comprendere. Quale commedia? Pronto? Credi che reciti? Io? Ah, eppure dovresti conoscermi. Ma no, 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 sono calmissima, non senti. Ho forse la voce di una persona che nasconde qualcosa. Ho deciso di essere coraggiosa e lo sarò. Sì, bisognava rinunciare a 5 anni di felicità o accettare i rischi. E io non ho mai pensato che la nostra vita potesse sistemarsi. Pago cara una gioia che non apprezzo. Pronto? Che non apprezzo e non rimpiango niente. Niente, sai, niente, niente, niente. 3 righe? No, ti inganni, ti inganni. No, ti inganni, ho quello che mi merito. Io ho voluto fare la pazza e pretendere un folle amore. No, no, caro, sì, buono, lasciami dire, ascolta. Non t'accusare, la colpa è tutta mia, tutta, 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 sono stata io. Io a dirti che tutto mi era indifferente, che... No, 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 sei ingiusto, sono stata io la prima a telefonare. No, martedì, è stato un martedì, ne sono certa, martedì 27, il tuo telegramma è giunto il lunedì sera 26, sai, sono le date a memoria. Tua madre? Ma perché? Non è il caso. Non lo so ancora. No, no, no. No, certamente no, non subito. E tu? Ah, domani? Non credevo che fosse così urgente. Beh, allora senti, è semplicissimo. Domattina la busta si troverà in portineria. Giuseppe non avrà che da passare a prenderla. Oh, beh, sai, in quanto a me... È probabile che resti, com'è possibile che vada per qualche giorno in campagna da Marta? Sì. Sì, va bene. Va bene. È qui da me, come un'anima in pena. Ha passato tutta la giornata di ieri fra il vestibolo e la mia camera. Mi guardava, drizzava le orecchie, ascoltava, ti cercava dappertutto. La cosa migliore sarebbe che tu lo riprendessi. Eh beh, se quella bestiola deve essere infelice. Oh, beh, sai, in quanto a me, non è un cane per signora, lo trascurerei, non lo condurrei fuori. Meglio, meglio che resti con te. Sì, eh sì. Intesi allora, eh? Manda qualcuno a prenderlo. Gli metterò il collare rosso. Sì, amore. E cos'altro ti devo mandare? Quali guanti? Quelli che adoperi per guidare la macchina? Ah, non lo so, non li ho visti. Beh, nel caso li ritrovassi, te li manderò con le lettere. Amore, senti. Senti le lettere. Sì, le brucerai, lo so. Voglio chiederti un favore molto sciocco. Se le bruci, conserva la cenere in quell'astuccio di tartaruga che ti ho regalato, ti prego. Pronto. No, sono una stupida. Una stupida, perdonami. Ero così forte. No, 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 ecco, ho finito, mi sto finendo. Sì, caro, sei tanto buono. Sei in veste da camera, vai a letto,
No, non devi lavorare tanto. È bene che tu vada a dormire se devi alzarti presto. Pronto? Pronto? Come può essere? Eppure io parlo forte, mi senti? Non mi senti? Ma è curioso, io ti sento come se fossi nella camera. Pronto? Pronto? Oddio, sono io ora che non ti sento. Sì, ma molto lontano, molto. No, 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 non togliere la comunicazione. Pronto? Pronto, signorina, lasci, sto parlando. Pronto? Ecco. Ecco, ti sento, sì, ti sento benissimo ora. È molto piacevole. Sì, ma il tuo apparecchio ha una strana risonanza. Si direbbe che non sia lo stesso apparecchio. Eh sì. Ti vedo, sai? Sì, ti vedo. Quale sciarpa? Quella rossa. Ah, vedi. E hai le maniche rimboccate. Eh? Nella sinistra. Il ricevitore. Nella destra, la penna. Stai disegnando sulla carta asciugante dei cuori e delle stelle. E ora ridi, vero? Sì. Oh no, no, amore, no, 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 soprattutto non mi guardare. Paura? No, 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 non avrò paure. Peggio. Sai, non ho più l'abitudine di dormire sola. Sì. Sì, te lo prometto. Lo prometto. Prometto. Ah, sei molto buona, amore. No, non lo so. Evito di guardarmi. Non ho più il coraggio di accendere le lampade sopra lo specchio. Ieri mi sono vista naso a naso con una vecchia signora. Ah, sì, una vecchia signora magra con i capelli bianchi e tante rughe. Ah, sei gentile. Ma, amore mio. A che mi verrebbe ora un bel viso? Sì, ricordi? Ricordi quando mi dicevi, ma guardate quella mocciosetta? Ebbene, caro signore, io. No, scherzo! Beh, preferisco che tu non sappia esprimerti e che mi ami. Sì, perché se fosse il contrario, il telefono sarebbe una terribile arma. Un'arma che non lascia tracce, che non fa rumore. Io cattiva, no. Pronto? 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 Signorina, hanno interrotto. Non lo so. No, no, cioè. Sì, aspetta. Sì, ecco, Hotel 047. Chiamate, per favore, io attendo. Pronto, chi parla? Siete voi, Giuseppe? È la signora che parla. Ma parlavo con il vostro padrone, ci hanno interrotto. Come? Non è in casa? Ah, questa sera non rientra. Già, è vero, vero, quanto sono stupida. Il signore mi telefonava da un ristorante. Hanno interrotto, io ho chiesto così macchinalmente il suo numero. Scusate, Giuseppe. Sì, grazie, ecco. Buonasera, Giuseppe. Pronto? Sei tu? Avevano interrotto. No, 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 aspettavo. Certo. Hai sonno? Capisco.
Allora, ti ringrazio di aver telefonato. Ti ringrazio. Assurdo, assurdo. No, nulla. Nulla, nulla, nulla. No, non ho nulla. No, ti giuro che non ho nulla. No, ti inganni. Come ero prima. Soltanto, sai, si parla e non si pensa che bisognerà tacere, ricadere nel vuoto, nel nero. E allora. No, 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 ascolta, ascolta, amore mio, io non ti ho mai mentito. Sì, lo so, ti credo, ne sono convinta. No, non è questo, no, soltanto che ora ho mentito, sì, all'improvviso, così. Al telefono mento. Eppure. So di non avere speranze, so che a nulla può portarmi questa mia menzogna e per questo non voglio, guarda, non voglio più mentire, neanche per il bene tuo. No, no, niente di grave, amore mio, non ti spaventare. Soltanto mentivo descrivendoti il mio vestito e dicendo che ho pranzato con Marta. Non ho pranzato e non sono vestita. Ho uno scialle sulla vestaglia perché a forza di aspettare al telefono, di sedermi, di alzarmi, di camminare in lungo e in largo, divento pazza. Volevo uscire, prendere un taxi, farmi condurre sotto le tue finestre e aspettare, aspettare, aspettare non so che cosa. Sì, ragione, sì. Sì, ti ascolto. No, sarò ragionevole. Non risponderò a tutto, te lo giuro. Qui non ho toccato cibo. Non potevo. Sono stata molto male. Ieri sera ho voluto prendere un cachet per dormire. Mi sono detta che se li avessi presi tutti avrei dormito senza sogni, senza risveglio. Sarei morta. Ne ho presi 12. Come un masso. Ho sognato quello che è accaduto. Mi sono svegliata di soprassalto tutta contenta perché era un sogno. Ma quando poi ho realizzato che era vero, che ero sola, che la mia testa non posava più sul tuo collo, sulla tua spalla, ho sentito che non potevo, che non potevo vivere. Leggera, leggera e fredda. Non sentivo più battere il mio cuore, la morte tardava tanto a venire. L'angoscia saliva, saliva. Trascorsa un'ora ho telefonato a Marta. Non avevo il coraggio di morire sola. Erano le 4 del mattino quando Marta è arrivata con il dottore. Avevo più di 40. Sembra che sia molto difficile avvelenarsi e che ci si inganni sempre sulla dose. Il dottore ha prescritto una medicina e Marta è rimasta da me sino a sera. L'ho supplicata ad andarsene perché avevi detto che avresti telefonato un'ultima volta e temevo che mi impedisse di parlare. No, no, molto bene, molto bene. Ma non ho più nulla, te l'assicuro. Beh, un po' di febbre. 38 e 3. È nervoso. Ma non preoccupartene. Ma come sono sciocca. Io avevo giurato di non turbarti, di lasciarti andare via tranquillo, di dirti addio come se dovessimo rivederci domani. E invece...
Sei buono, amore, sei buono. Oh, piccolo mio caro, al quale ho fatto tanto male. Tanto male. Sì. Sì, parla, parla. Parla, parla. Parla di quello che ti capita. Vedi, io soffrivo tanto da torcermi per terra ed è bastato che tu parlassi perché mi sentissi meglio. Sai, talvolta quando appoggiavo la testa al tuo petto e tu parlavi, sentivo la tua voce esattamente come questa sera all'apparecchio. Vile, no, sono io la vile, sì, perché avevo giurato di... Chi, tu? Oh, tu che non mi hai dato che felicità. No, 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 amore mio, non è esatto, no. Ma no, dato che sapevo. Sapevo, sì, sapevo. No, non mi ha sorpreso quello che è accaduto. Tante donne credono di passare la loro vita accanto all'uomo che amano e non si preparano alla rottura, ma io sapevo. Sì. Non te l'ho mai detto, ma dalla mia modista ho visto una rivista con la sua fotografia. Lì, sulla tavola aperta. Beh, è umano, no? Meglio ancora femminile. Ma perché non volevo guastare le nostre ultime settimane? No, non farmi migliore di quanto sono. Pronto? Pronto? Ma scusa, io sento della musica. Della musica! Ebbene, bussa alla parete per impedire che suonino il grammofono ad ore simili. Eccomi. Sì. No, è inutile. Del resto il dottore Di Marta ritornerà domani. No, cara, è un ottimo dottore, non c'è motivo che io l'offenda chiamandone un altro. Ma sì. Sì. Va bene. Ma sì, va bene, ti terrò informato. No, ti assicuro che questa volta sarò molto coraggiosa. Ah, sì, mille volte meglio. Se tu non mi avessi telefonato sarei morta. No, no, aspetta. Aspetta, cerchiamo un mezzo. Sai, io comprendo che questo colloquio è intollerabile, che tu hai molta pazienza, ma... Comprendimi, caro, io... Soffro. Soffro. Questo filo è l'ultimo che mi unisce a te. L'altra sera ho dormito. Mi sono coricata con il telefono. No, a letto. Sì, lo so, sono molto ridicola, ma avevo il telefono nel letto e tu mi avevi promesso di telefonare e questo mi ha fatto sognare tante cose. Sai, ho sognato di trovarmi in fondo al mare. Un mare che assomigliava alla nostra casa di hotel. Ero unita a te da un tubo di scafandro e ti supplicavo di non tagliare il tubo. Insomma, dei sogni stupidi se si raccontano. Soltanto nel sonno vivevano ed era terribile. Ma perché me ne parli? Tu, da 5 anni non vivo che di te. Sei l'aria che respira. Passo il tempo ad aspettarti, a crederti morto se ritardi. A sentirmi rinascere quando ti vedo. Ora io respiro perché tu mi parli. Il mio sogno, vedi, non è poi tanto sciocco. Se spezzi il tubo. Io... Carlo. Carlo.
Carlo, amore mio. Ho dormito perché era la prima volta. Il dottore me l'ha detto, si tratta di un'intossicazione. Ma la prima sera si dorme. E poi, sai, la sofferenza distrae, è una cosa nuova, la si sopporta. Quello che non si sopporta è la seconda notte, ieri. E la terza, questa sera. E i giorni che verranno. Dio mio. No, no. No, non ho febbre, no. No, posso ragionare. Ragiono. Ragiono. Ma mi so anche che posso dormire, ci sono i sogni, sai. Il risveglio è mangiare, alzarsi, uscire, andare. Dove? Ma piccolo mio, io non mi sono occupata che di te. È come se tu chiedessi a un pesce di sistemare la sua vita senza acqua. No, te lo ripeto, non ho bisogno di nessuno. Della distrazione. Ebbene, guarda, voglio dirti una cosa che non è molto poetica, ma che è vera. Da quella famosa domenica non sono stata distratta che una volta sola. Dal dentista, quando mi ha toccato un nervo. Sola. 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 Ma lui. Lui da 2 giorni non si muove dalla sala d'ingresso. Oh, l'ho chiamato, accarezzato, ma per poco non mi ha morso, sai. Sì, a me. È un altro cane, te l'assicuro. Mi fa paura, sai, non mangia, non si muove. E mi guarda in un modo che. Forse crede che ti abbia fatto del male. Povera bestia. Pronto? 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 Ah, ma signora, vi prego, lasciate! Pronto? No, signora. No. Vi assicuro, signora, che non cerchiamo affatto di essere interessanti. Beh, se ci trovate ridicoli, perché non posate il ricevitore? Oh, ecco. Amore, sei tu, amore, sì. Sì, amore, sì, se n'è andata. Pronto? Perché sei arrabbiata per quello che ha detto? Ma, amore mio, ma deve essere una stupida. E poi non ti conosce. T'avrà preso per uno dei soliti uomini. Ecco. Caro, senti, l'altro ieri ho incontrato quella persona il cui nome incomincia per S. SB, sì, mi ha domandato se avevi un fratello e se era lui di cui si annunziava il matrimonio. Ma cosa vuoi che me ne importi? La verità. Sai, la nostra situazione è inestricabile per gli estranei. Per loro o ci si ama o ci si detesta, le rotture sono definitive. Non farai mai comprendere loro certe cose. Ecco. Appunto. Certo. Ecco, la miglior cosa è fare come faccio io e ridere di tutto. Assolutamente. No, nulla. Parlo, credo di parlarti come sempre, poi d'improvviso così la verità ritorna. No, 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 ma perché farsi delle illusioni? Sì. Ma no, in passato ci si vedeva, si poteva perdere la testa, dimenticare le promesse, convincere chi adoravamo baciandoli, aggrappandosi a loro. Uno sguardo poteva cambiare tutto, ma con questo apparecchio una volta finito, finito, è finito.
Oh no, caro, non ci si uccide due volte. Non saprei comprare una rivoltella. Mi vedi tu acquistare una rivoltella? E dove troverei io la forza per inventare una menzogna, mio adorato? Ci sono casi in cui è inutile mentire. Se tu mi mentissi per rendere la separazione meno penosa. No, 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 non dico che menti, dico se tu mentissi. No, no, scusa, se per esempio tu mi dicessi che non telefoni da casa tua, se mi dicessi che. No, 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 amore, senti, ti credo, non ho detto che non ti credo, ma perché t'arrabbi? Sì, la tua voce è cattiva. Volevo semplicemente dire che se tu mi ingannassi per bontà d'animo e se io me ne accorgessi, la mia tenerezza per te sarebbe ancora maggiore. Pronto? Pronto? Sono Dio mio, fate che mi richiami. Dio mio, fate che mi richiami. Fate che mi richiami. Dio mio, fate che mi richiami. Sì, hanno interrotto, eh? No, dicevo che se tu mentissi per bontà d'animo e se io me ne accorgessi, la mia tenerezza per te sarebbe anche maggiore. Certo. No, sei pazzo. Oh, amore mio. Amore mio. Caro. Sì, so bene che è necessario, ma è atroce. No. No. No, non avrò mai questo coraggio. Sì, perché ci si illude di essere vicini e bruscamente tutta una città ci separa. Ti ricordi di Yvonne che si domandava come mai la voce può passare attraverso i fili attorcigliati? Ho il filo attorno al mio collo. È come se avessi la tua voce attorno al collo. Bisognerebbe che un carnefice tagliasse all'improvviso. Amore mio. Sì, lo so bene che questa operazione è ancora più crudele da parte tua che da parte mia. No. 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 A Marsiglia. Allora, ascolta, caro. Senti, dato che sarete a Marsiglia dopo domani sera, io vorrei, infine, desidererei che tu non scendessi allo stesso albergo. Sei arrabbiato? Perché le cose che non posso immaginare è come non esistessero per me. O meglio, sì, esistono, ma in un luogo molto vago. E questo fa meno male. Mi capisci? Sei buono. Ti amo. Allora, caro. Stavo per dire macchinalmente. A fra poco. No, ne dubito. Non ci sei mai. È meglio. Sì, molto meglio. Sì, dimmi. Amore mio. Mio caro amore. Sì.
Sì. Sono coraggiosa. Sbrigati, riattacca. Riattacca, taglia. Taglia, taglia, presto, taglia. Tamo. Tamo, tamo. 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 Tamo.